Francesco Masciani, il 29 di gennaio e il 12 di febbraio, il seminario sarà dedicato alla discussione della nozione di struttura, o più in generale, del movimento cosiddetto dello strutturalismo. Tu hai scritto un articolo, che adesso è raccolto nel volume Minima Semiotica, in cui ti confrontavi in qualche modo con un volume molto importante di Umberto Eco, pubblicato in Italia nel 1968, La struttura assente. In quell'articolo discuti, tra le altre cose, di Merleau-Ponty. Marcotté è un autore presente, una struttura assente, seppur, come tu dici bene, in maniera, diciamo, molto laterale. E tu discuti di Merleau-Ponty come punto di convergenza, dal punto di vista teorico, tra lo strutturalismo e la fenomenologia. Ecco, sarei interessato a discutere di questo. Sono passati molti anni, ma mi ricordo ancora qualcosa. Merleau-Ponty per me è stato un autore centrale, ma si fa un po' fatica a dire come, perché è la figura stessa di Merleau-Ponty, che è una figura molto, molto complessa, molto sfaccettata. Complessa, ma nel senso che compone a modo suo in una visione che io ho sempre avvertito come molto armonica, se vogliamo. Ma punti di vista che sono poi apparsi o risultavano essere punti di vista anche molto diversi tra loro, separati nei fatti, per così dire, nella storia del pensiero di quel periodo. E può darsi che sia questa una ragione poco esplicitata da parte mia, però quello che mi ha fatto sentire l'importanza di alcuni passaggi, soprattutto, insomma, di una certa svolta merleau-pontiana, nell'ottica di capire meglio una mia ossessione, che è sempre stata quella di trovare la maniera di conciliare sui fondamenti lo strutturalismo con la fenomenologia. Io ho provato a immaginare il rapporto tra queste due grandi scuole, se vogliamo chiamarle così, come di un rapporto che mostrava a un certo punto il bisogno dell'una per l'altra. Cioè, lo strutturalismo era indispensabile a una fenomenologia arrivata ad un certo punto del suo percorso. E credo che la fenomenologia possa essere riconosciuta come l'indispensabile di una certa evoluzione dello strutturalismo. Su questa questione dello strutturalismo, di che cos'è la struttura per un certo strutturalismo o per un altro, avremo appunto modo di discutere, quello che vogliamo fare le prossime due sedute del seminario in particolare. Tuttavia, per tornare a Merleau-Ponty, io ho letto in Merleau-Ponty alcuni luoghi in cui è pensabile, in cui era stato reso pensabile e in un certo senso effettivo il convergere tra loro di fenomenologia e strutturalismo. Merleau-Ponty è un autore che è risultato molto poco in realtà, poco nel senso che in maniera del tutto insufficiente, però ogni tanto lo si menziona come un punto di riferimento anche della semiotica, quella che adesso vogliamo chiamare una scienza della significazione, ma insomma quel percorso per cui dentro a una semiotica di tipo generativo si può elaborare una teoria delle condizioni di possibilità del senso. E questo va detto nel senso che ogni tanto a Merleau-Ponty si fa riferimento, si accenna a Merleau-Ponty, si ringrazia Merleau-Ponty, gli si riconoscono dei meriti, ma non lo si prende. Io credo che si possa dire che sarebbe strano se lo si facesse, se lo si facesse nei termini in cui lo si conosce. Cioè, ci sono due Merleau-Ponty, questa è la mia tesi. C'è un Merleau-Ponty che copre la struttura del comportamento e la fenomenologia della percezione, e poi c'è un altro Merleau-Ponty. E l'aspetto interessante dell'altro Merleau-Ponty è che è un Merleau-Ponty che mette gli occhi fuori dalla
dalla fenomenologia husserliana, scopre una dimensione nuova. Io non so quanto lo si possa dire dal punto di vista strettamente filologico, cioè quanto si possa affermare che Merleau-Ponty abbia o non abbia fatto quello che sto per dire, cioè letto Saussure a un certo punto, può darsi che lo conoscesse da prima, su questo non voglio entrare nel merito. Certamente Saussure appare nelle opere di Merleau-Ponty a un certo punto, ed è con i primi saggi che sono raccolti in segni, e, cioè insomma siamo negli anni 50, i primi anni 50. Prima ha fatto Bellato e dopo ha fatto il Merleau-Ponty che ha seguito. Ci sono alcuni lettori di Merleau-Ponty che insistono molto su questa differenza, altri che invece tendono a renderla meno effettiva. E io sono convinto che lì ci sia stato un passaggio, un mutamento nel punto di vista di Merleau-Ponty, proprio nel punto di vista di una fondazione, di una teoria del senso. Lui aveva compreso perfettamente che la fenomenologia era una teoria del senso, cioè questo era già pronto nel Merleau-Ponty precedente, ma che cosa questo potesse dire e potesse diventare, credo che si sia manifestato a quel punto, cioè con la lettura di Saussure. Perché un conto è non so se si ricorda in fenomenologia della percezione tutta l'interpretazione del linguaggio e dell'espressività della parola, no? Come questo luogo in cui prende forma questa forza del valore, no? In cui è veramente l'idea di un'espressività, e quindi lì c'è un corpo che si manifesta esprimendosi nel gesto della parola. Ecco, questo non è più un tema del secondo Merleau-Ponty, non è più in questi termini. Lui riconosce il linguaggio come quella dimensione generale in cui si pone il problema dell'articolazione del senso, ma non è più una questione di espressività di un corpo proprio che trova il modo di manifestarsi nel detto. È invece un altro problema, ed è il problema che intanto il corpo proprio diventa carne del mondo, e questo c'è un passaggio abbastanza chiaro dal primo Merleau-Ponty al secondo Merleau-Ponty. Carne del mondo che è articolazione di materie, per così dire, che sono carne del mondo per quel tanto che sono sempre dotate e articolate secondo il senso, è senso articolato. E da questo punto di vista il secondo Merleau-Ponty è un Merleau-Ponty che fa tesoro di alcune indicazioni che sono delle indicazioni che vengono da Saussure, che sono indicazioni che lui legge come la diacriticità, per esempio, del segno. Il segno non è mai positivamente quel luogo in cui i valori che sono più o meno incorporati si manifestano, ma il segno è una, come dire, è l'articolazione di possibili e in termini diacritici e laterali, cioè non c'è mai la produzione di qualcosa, c'è la produzione di spazi di relazione. Questi spazi di relazione sono la condizione attraverso la quale in questa funzione generalizzata di linguaggio la carne del mondo si concretizza per richiamarsi, e questo richiamo continuo è fenomenologico e strutturale. Il saggio che richiamavi provavo a riprendere questo tema, e cioè a richiamare l'interesse di una lettura di Merleau-Ponty in questi termini, soprattutto nei termini in cui si può profittare di questa indicazione. Io ero molto preso, tuttora lo sarei, dall'idea di carne del mondo come luogo di articolazione del senso, e infatti, se non ricordo male, certo, alla fine di quel saggio giocavo con l'aneddoto di Matisse, in cui la scoperta di un difetto nella colonna vertebrale della modella non è dato da una lettura sintomatica di una competenza visivo, medico-visiva o propriamente sintomatologica, ma dalla difficoltà del disegno, dalla difficoltà del gesto della mano che prova. E in questo senso credo che valga la pena immaginare
gli echi reciproci di istanze di formazione della carne del mondo, in cui pezzi di mondo si richiamano gli uni con gli altri, si corrispondono o non si corrispondono, ma nel farlo si significano. Io ho l'impressione che questa sia anche lo sfondo per una prospettiva semiotica di qualità, cioè è dentro a questo quadro che si può immaginare una descrizione dei fenomeni di significazione come una descrizione di fenomeni aperti, in trasformazione, che producono strutture e che le quali strutture sono poi le condizioni per poter rileggere le trasformazioni strutturali a venire. Insomma, credo che sia dentro a questo quadro, a questo sfondo, che si possa comprendere meglio di quale semiotica abbiamo bisogno o di quale teoria della significazione abbiamo bisogno. Bene, sono questioni, sono alcune delle cose che dicevi, se riprese approfondite ci porterebbero molto lontano. Ad esempio su Matisse che facevi ci potrebbe servire per approcciare la nozione di rappresentazione, ad esempio della critica a una certa idea di rappresentazione che comunque è presente nel tuo saggio, seppur laterale. Io vorrei invece richiamare un'altra cosa. Nel volume di Eco, appunto, di cui tu discuti in quel saggio, La struttura assente, vi è, sintetizzando forse troppo, l'opposizione tra uno strutturalismo ontologico che Eco attribuisce a Lévi-Strauss e uno strutturalismo metodologico che invece Eco, di cui Eco si fa difensore. Ecco, rispetto a questa opposizione, strutturalismo ontologico da un lato e strutturalismo metodologico dall'altro, la figura di Merleau-Ponty nel tuo saggio, a mio parere, funziona come figura di sintesi, cioè superi, a mio parere, con Merleau-Ponty, questa opposizione. E sono molto d'accordo, perché l'opposizione tra strutturalismo metodologico e strutturalismo ontologico è un'opposizione incompatibile con i risultati dell'ultima fenomenologia. O la si accetta o si scegliono delle due, uno dei due corni della questione, oppure la si supera. E dal punto di vista fenomenologico non c'è altra soluzione che superarla. Superarla, perché il problema è che se lo si rilegge dal punto di vista fenomenologico, la domanda su quali sono le condizioni strutturali di formazione finisce per essere un problema di determinazione del fenomeno. E in una fenomenologia matura il fenomeno non copre nessuna ontologia soggiacente, il fenomeno è l'ente. Credo che sia il senso vero di un progetto che è stato un progetto semiotico generativo, cioè non c'è nessuna differenza tra fenomeno e cosa, il fenomeno è la cosa. All'epoca si sarebbe potuto forse leggere in Merleau-Ponty proprio il tentativo di dire questa grande verità, cioè che la fenomenologia era giunta a rendere inefficace l'opposizione tra un strutturalismo metodologico e uno strutturalismo ontologico, almeno nei termini in cui questa è una dicotomia secca, perché poi si possono invece, si può leggere come atteggiamento, come, però insomma era grande, fu tema di grande dibattito allora, cioè le strutture stanno nelle cose o le strutture stanno nello sguardo di chi le descrive, ma è la stessa cosa, è la stessa funzione di una soggettività che nel descrivere produce le strutture che descrive, e perché non è una soggettività estranea al fenomeno che si forma, che poi questo è il senso o l'aspetto più interessante di una rilettura di Merleau-Ponty che insiste sull'idea di carne del mondo, perché l'idea di carne del mondo di cui parlavamo prima è quello sfondo, quella dimensione sulla quale diventa ininfluente un'opposizione secca, diciamo, tra strutturalismo ontologico e strutturalismo metodologico, e perché quella dimensione, che è la dimensione degli echi, di
concretizzazione di carne, è una dimensione in cui il soggetto, è il soggetto che dice il senso del mondo, è sempre il soggetto che è interno al senso del mondo, è sempre un soggetto che nel dire produce. Quindi la struttura del descrittore, le strutture di cui ha bisogno il descrittore, non sono altra cosa delle strutture che sta descrivendo, perché nel farlo innanzitutto trasforma le strutture che sta descrivendo. E poi perché esso stesso, il soggetto descrittore, è strutturato secondo le strutture che sta descrivendo. Quindi è un problema di relazionalità interna tra poli che possono anche essere, come dire, letti o paventati come gli opposti di una relazione di contrarietà, ma in realtà c'è scambio, insomma, tra l'ontologico e il metodologico da questo punto di vista. Questo è un risultato che si può leggere in Merleau-Ponty dell'atteggiamento fenomenologico maturo, quello a cui giunge Husserl, lo stesso Husserl alla fine della sua Ur-Ich della crisi delle scienze europee, insomma, il soggetto trascendentale è un soggetto implicato nelle strutture del mondo della vita, e sono le strutture quelle che costruiscono la sensatezza del mondo della vita in quanto articolazione, diremmo noi teorici della significazione, e al tempo stesso sono condizione di possibilità di queste articolazioni la soggettività trascendentale. Sono le manifestazioni di un nesso profondo, di una profonda coincidenza tra i due mondi, secondo me. Quindi, Francesco, possiamo dire che con Merleau-Ponty e con lo strutturalismo fenomenologico, o la fenomenologia strutturale che Merleau-Ponty rende possibile, ecco, la teoria della significazione trova uno spazio tra fondo e superficie. Ciò che tu dici anche nel tuo saggio, il saggio che stiamo richiamando, e produce un iato tra struttura di superficie e spirito, e Ulrich. E questo è lo spazio proprio di una teoria della significazione, se sì, come la teoria della significazione vuole praticare questo spazio. Dici produce un iato, il fatto è che l'opposizione tra i due strutturalismi, per come Eco la presentava all'epoca, tende a produrre un iato, una incompatibilità, diciamo, tra i due momenti. Quello che stiamo cercando di avanzare adesso, con riferimento a Merleau-Ponty, con riferimento a una fenomenologia matura, con quest'ipotesi di una profonda coincidenza nelle cose, diciamo, nelle cose fenomeno, dei due momenti invece, sì, li possono essere mantenuti come due momenti in cui apparenza e fondo si danno come distinti, ma si danno come distinti ma articolati fra loro. Il vantaggio che si ha nel vederlo in questo modo è che anziché dover decidere per l'uno o per l'altra delle alternative, si tratta di abitare lo spazio della loro tensione reciproca. Abitare lo spazio significa che si riconosce una dimensione di operatività, che è una dimensione in cui i due termini vengono fatti giocare l'uno con l'altro. Ma io ho l'impressione che si possa fare il salto che è quasi un gioco di parole tra manifestazione di superficie e fondo, trasferendolo in un'ipotesi generativa. Cioè è come se in qualche modo l'ipotesi generativa aprisse quello spazio, chiamiamolo spazio di praticabilità, tra l'apparenza del fenomeno e il fondo. Siccome i due termini non sono opposti tra loro, ma sono articolati tra loro, tra di loro può esserci gioco. Questo gioco è uno spazio che va tenuto aperto. E l'ipotesi generativa è uno dei tentativi possibili, ma è il tentativo che conosciamo, se non altro, almeno nella storia di quella che è stata la semiotica remasiana. L'ipotesi generativa è un modo per tenere aperto
questo spazio e tra l'altro per poterci stare quindi e mettere in relazione i termini, le superfici con i fondi, perché all'interno di questo spazio il gioco tra superficie e fondo si riproduce e si riproduce. Il grande vantaggio di un'ipotesi generativa secondo dei criteri formali costruiti da una teoria come quella è dato dal fatto che rappresenta il tentativo di controllare questi giochi, cioè di controllarli in termini di controllo scientifico. Quindi il problema è semplicemente questo, cioè quando se ne parla, anziché lasciarsi andare alla deriva di tutte le relazioni possibili che si possono dare in continuazione tra strutture presupposte, strutture apparenti, e fondi e superfici, fenomeni e cose in sé, ecco, lì non ci sono né fenomeni né cose in sé, ma sono formazioni di relazioni di senso, quindi di articolazione del significante, tra ogni volta, diciamo così, le manifestazioni che si danno e le loro condizioni di possibilità. Le loro condizioni di possibilità, guardate bene, che sono la stessa cosa in questi termini. Tra condizioni tra virgolette reali della possibilità di un fenomeno e le condizioni della sua descrizione, è perché è lì che coincide, è lì che il soggetto è quel che dice essere, non che dice di essere, ma quel che dice che è il soggetto stesso lo è. E, certo, in questi termini si recupera un insieme di concettualità e terminologie che risalgono a tradizioni ben più pesanti, se vogliamo, ma non credo che si possa prescindere, a meno che non si accetti questa opposizione che a mio parere in realtà è una semplificazione.